132. 31 agosto 1949. Carissimo fra Raffaele e Giuseppe, come stai? Sei contento? Mamma sempre sofferente, io sempre sacrificato in ufficio. Forse a settembre prenderò una settimana di giorni di congedo. Leonardo, visto bellissimi panorami, Alpi Dolomiti, laghi alpini. Campeggio sotto comando quasi militare, ingegnere Berruti. Leonardo infastidito, disciplina. Mentre campeggio Santa Teresa era San Candido, contemporaneamente campeggio parrocchia vicina, chiesa San Roberto Bellarmino, tenuta padri gesuiti, era in paesetto vicino Dolomiti. Due del campeggio, Santo Roberto, un padre e un ragazzo, pur essendo abili scalatori montagne, caduti e morti sfracellati. Allora atterriti tale notizia, padre Mario e Berruti, vietato ogni escursione fuori strade rotabili. Andati anzi con tutti i ragazzi a vedere i cadaveri, due vittime della montagna. Leonardo deluso, suo sogno escursionare. Giorno appresso, allontanatosi senza permesso, fatta escursione solo, proprio conto, Monticello più vicino. Ma Alpi diverse dagli Appennini. Discesa difficilissima, durata 3 ore, finalmente ritorno sano e salvo villino alloggiamento. Padre Mario preoccupato, congregati pensavano già a squadre soccorso. Leonardo punito, condotto treno per Roma e partito. Durante viaggio fermato Verona, preso treno Venezia, giunto Venezia, visitata città regina Adriatico, preso vaporetto, gondole, visitato Palazzo dei Doggi, Campanile, Basilica San Marco, eccetera, eccetera. Sera preso treno, ritornato Verona, ripreso treno, fermato mattina Firenze, visitata Firenze, Duomo, Santa Croce, ripreso treno per Roma. Giunto Roma a mezzanotte, svegliati noi, alla mezza telefonata andare a aprire portone. Io ho rimproverato Leonardo specialmente due cose: mancanza buon cuore, fatta soffrire padre Mario, e mancanza sincerità, uscire senza permesso, fare dispetti, sotterfugi contro fastidiosa disciplina. Collettività qualsiasi richiede disciplina. Leonardo amare libertà individuale, ma scarsa comprensione necessità sociali. Francesco qui ancora combatte contro i denti. Lunga cura dentista. Non so quando ritornerà piccolo noviziato. Roberto bene, Albano. Teresa spesso Villa Borghese e Villa Gloria con Dara. Né Leonardo né Teresa si decidono a iniziare visione ultime cose programma anno successivo secondo nostro solito sistema. Zia Gilda e zio Virgilio andati in Napoli incontro Mario, sbarcato nave guerra Abruzzi, 15 giorni imbarcato, scusa corrispondente giornale Libertà. Non ancora tornati. Ringrazia per quanto fanno per te gli ottimi padri, osseguo il molto reverendo padre priore, padre Leonardo, il facente funzione del padre vicepriore, padre Marco e tutti. A te la santa benedizione da papà.